Danger! 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 Oh yeah! Boom, baby! Un saluto da Davy. Oggi, ragazzi, vi mostro le navi che sono state aggiunte per il primo di aprile. Ogni nazione avrà una nave, per esempio i giapponesi avranno la Pokebot e i tedeschi avranno la Dustboot. Per quanto riguarda poi i sovietici la Battiscrap e per quanto riguarda gli americani la Battleship. Per quanto riguarda invece le quest, perché avremo anche delle quest che potranno essere completate solo con le navi che vi ho mostrato. Ogni ricompensa sarà esclusiva per una nazione. Per esempio, per completare, per ricevere il premio di 50.000 crediti più le bandiere che vedete, devo utilizzare la Dustboot. Quindi 10.000 danni in random o coop battle. Ogni nave ha una sua ricompensa. 50.000 crediti è abbastanza standard per tutti. Tutti hanno 50.000 crediti. Quello che cambia sono le bandiere e la ricompensa come consumabile. Io sinceramente vado ad utilizzare quella giapponese perché ci sono bandiere che mi interessano, ovvero tra tutte la November 7-7, quindi semplicemente perché va ad aumentare, come vedete, come vi mostro, la praticamente l'efficienza dell'antiaerea. Sapete che a me l'antiaerea piace particolarmente, siccome ho solo 16 bandiere, fare qualche partita mi può garantire qualche bandiera in più. Quindi direi che ci siamo. Tenetevi davvero forte, non so, alla sedia, dove state vedendo sul telefonino, non lo so, tenetevi forte perché quello che state per vedere è qualcosa di epico. Quindi non perdiamo altro tempo, piccolo stacco e ci vediamo. E ci vediamo nella vasca da bagno. Incredibile cosa hanno pensato quelli della Wargaming. Avete capito bene, giocheremo in una vasca da bagno con le paperelle che faranno da isola. È qualcosa di inimmaginabile quello che hanno pensato. Cioè, ragazzi, ma ecco quello che si vede. Cioè, noi siamo nel bagno del tipo, nella vasca da bagno, eccolo lì. Cioè, è qualcosa di sensazionale. Andiamo ad utilizzare le AP perché vanno a fare un danno maggiore e mi viene solo da ridere. Cioè, non lo so, sono senza parole. Avremo anche i siluri che possono essere sparati frontalmente e mi viene da ridere. Non so, questo commento sarà un totale fallimento fin dall'inizio perché, ragazzi, cioè, scusate, abbiamo l'orca, la paperella, non so, cioè abbiamo un po' di tutto. Mi viene da ridere, non ce la faccio a fare un commento serio, tra virgolette. E questa nave giapponese, ogni nave avrà un consumabile particolare. La nave giapponese ha 100 di riparazione, 100 kit di riparazione, quindi io scelgo questa qui anche per questo motivo, anzi soprattutto per le bandiere che vi ho mostrato precedentemente. Poi il fatto del tasto T, chi se ne frega, qui ci si diverte solo. E quindi cerchiamo di... no, è impossibile, c'è anche lì, cos'è, uno shampoo, che cos'è? Sono senza parole. Dobbiamo cercare di distruggere le navi avversarie, ovviamente conquistare i punti di cap come sempre. E niente, andiamo, avanziamo, spariamo, che dobbiamo fare? Ah, ecco, bene. Allora, spariamo questi super... queste munizioni. Ovviamente il concetto di mira rimane sempre uguale per quanto riguarda... rimane sempre uguale. Allora, cerchiamo di... sì, no, io sono concentrato, ovviamente ragazzi non vi aspettate le 10 kill, le 5 kill, chi se ne frega, qui vi sto semplicemente mostrando quanto sia epico quello che hanno pensato, quindi davvero, davvero, è bellissimo, cioè è fantastica questa modalità.
La rana, guardate la rana. Cioè, è bellissima. Allora, sì, andiamo su che andiamo? Non lo so, lanciamo un siluro, che dobbiamo fare? Il siluro, tra l'altro, è frontale, bellissimo. Allora. E vai, ci prendiamo un po' di danni. No, sono troppo concentrato per la verità, non sto pensando qui al lato o non lato. Perché è troppo divertente. È troppo divertente questa modalità. È troppo simpatica questa modalità. Ecco, andiamo su questo tipo. Magari lanciamo il siluro. No, il siluro. Il siluro, abbiamo lanciato un siluro, attenzione. Ma non ci credo mai nella vita, ma cosa succede? L'abbiamo anche mancato, tra l'altro. Figurone. L'abbiamo mancato. Chi è che lancia i siluri? Dai, non darmi fastidio, dai. 1000 di danno, e vai. È una kill per un altro giocatore, non per me. Allora, io non so chi abbia inventato questa modalità, però è un genio. È semplicemente un genio, cioè guardate le paperelle, l'orca, la wargaming.net, cioè sul sottomarino. Veramente un'idea sensazionale, bellissima, davvero troppo divertente. Si sono schiantati, cosa hanno fatto lì? Via, andiamo, cerchiamo di sparare nel lato. Le regole sono sempre le stesse, se mostri il lato ti prendi tanti danni, quindi cerchiamo di sparare qualcosina. Allora, dai, spariamo così. Magari una kill non sarebbe male. Dobbiamo causare 10.000 di danno per le bandiere. 10.000 di danno, ragazzi, però ecco, viene massacrato. Si fanno davvero in maniera molto semplice. Questa è la nave. Stupenda. Allora, qui esplodono tutti per la verità. Andiamo su quel giocatore, via. Spariamo un siluro. Spariamo un siluro, attenzione, abbiamo sparato un siluro. Ma quanto può essere divertente da 1 a 10? Dai, una kill per Davy, però me lo dovete far dire, una kill per Davy. Mannaggia. Con le paperelle che ti guardano in maniera piuttosto minacciosa. Poi ci sono. Cos'è lì? C'è un pinguino, una tartaruga, che con un gabbiano. Cos'è? Ma no, no, non ci credo, dai. Le paperelle ovunque. Con la musichetta comunque classica che c'è nel gioco. La foto anche del capitano, ogni tanto la Wargaming fa dei video con come c'è lui come protagonista, dove vengono dati dei consigli. E per quanto riguarda anche c'è anche il quadro del pesciolino che sta solitamente con lui. La rana gigante, no, ragazzi, dai. Qui superiamo l'epico secondo me. Qui c'è l'orca assassina. Va bene. Avanziamo a questo punto perché insomma, l'unica cosa che possiamo fare. Allora, andiamo su quella bottle ship. Bene. Andiamo sulla bottle ship. Attenzione, lui sta virando. Attenzione, cosa avrà mai in mente di fare? No, spostati. Lo so che non devo sparare agli alleati, bellissimo. Ho sparato all'alleato. E vai, spariamo qui i nostri super. Con i nostri cannoni, vediamo. Dai, ragazzi, una kill per Davy, una kill per Davy, una kill per. Niente, una kill per Davy, niente. Non me lo fanno dire oggi una kill per Davy. Non mi fanno dire una kill per Davy. Questa cosa non mi piace.
E poi la partita viene vinta in maniera molto simpatica. Ovviamente non andremo a guadagnare assolutamente nulla, bensì andremo a guadagnare quello, la ricompensa della nave che abbiamo utilizzato. Team score, vediamo anche il team score. Siamo arrivati 1, 2, 3, 4, 4, quinti. Beh, ragazzi, questo video esilarante, troppo divertente, 50.000 crediti. Finisce qui, io vi invito come sempre ad iscrivervi al mio canale in modo tale da non perdere i miei aggiornamenti e noi ci vediamo alla prossima. Con la rana che ti guarda in quel modo è qualcosa di impressionante. Guarda, non ce la faccio, devo chiudere per forza. Devo chiudere. Ciao!